Valentina Scandolara, protagonista della prima tappa del Giro Donne, che le ha portato in dote anche la prima maglia verde di questo giro. Sì, la maglia verde diciamo che era l'ultima cosa che mi aspettavo, però ieri la salita non era molto dura, quindi sono arrivata davanti con le prime e già che c'ero ho fatto una volata. E poi ho avuto l'occasione di andare in fuga in tre e niente, ci abbiamo creduto fino a 10 km dall'arrivo, poi il gruppo ci ha ripreso e la mia gara siamo finita lì. Comunque sono molto soddisfatta anche del mio stato di forma che sta crescendo e il mio obiettivo è anche sul Tour d'Italia. Penso di fermarmi dopo la sesta tappa perché verrò convocata agli europei. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a vivere giorno per giorno e certamente la maglia verde e niente, speriamo di migliorare la condizione per meritarci questa convocazione agli europei di ottobre. Oggi con la prima tappa impegnativa immagino voi cercherete di aiutare soprattutto Tatiana Antoscina e Silvia Capusta. Certo, abbiamo anche Christelle Ferrier che ha vinto il titolo nazionale di Francia la settimana scorsa e penso che potremo puntare a dei buoni risultati in classifica generale. Oggi vedremo com'è la tappa, è impegnativa, quindi vedremo come si svolgerà e da lì decideremo la tattica. Pronostico per oggi? Marianne Vos, sempre e comunque.